sono concorde. Alleluia. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Oh Padre, grazie di amore per me, benvenuto sì fra noi. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Oh Padre di grazia e di amore per me, benvenuto sì fra noi. Alleluia. Ora, io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito. E lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro. In guisa che non potete fare quello che vorreste. Ci spiega questo passo che quello che domina l'uomo, che guida l'uomo, l'organo. Come dire, che governa l'uomo, è lo spirito. Dice in guisa che tu non puoi fare quello che vuoi, perché devi ubbidire a qualcuno, vedi? In qualche maniera, anche coloro che pensano che non ubbidiscono, nella ribellione, quando uno dice no, io non ubbidisco a nessuno. Io ero uno di quelli ribelli, io ero un ribelle. Ma anche quando uno dice io non ubbidisco a nessuno, sta ubbidendo. È sotto spinta. È sotto spinta, è sotto una guida dello spirito della ribellione. E lo dice qua, è lo spirito della carne. La carne è ribelle. La natura spirituale carnale è ribelle e contraria allo Spirito di Dio. Sai, quando dentro si manifesta questo desiderio contro le cose di Dio, è la natura, quella natura spirituale che ognuno di noi ha. Ma Gesù, Gesù Cristo è venuto e l'ha vinta. Egli l'ha vinta per noi. Cioè tu puoi vincere non perché sei forte, sapiente o intelligente, perché egli l'ha vinto e se tu credi in lui la puoi vincere, la puoi dominare. Sono cose opposte fra di loro. Tra la carne e lo spirito c'è un'opposizione. Quando vedi qualcuno, no? A volte sai che cosa avviene? Nella fratellanza soprattutto. Quando tu vedi che qualcuno è condotto dalla carne e dallo spirito al 50%. Quando c'è questo tipo di governo, no? È un governo di larghe intese. È come la destra e la sinistra. Tu vedi che un momento ti dice una cosa e un momento dopo te ne dice un'altra. Contraria. Dice, ma suo fratello, ma che dice? È confuso. No. Te manifesta il 50% e poi un altro 50%. Dice, ma è così. Noi dobbiamo fare vincere Gesù Cristo, non la carne. Gesù è venuto per vincere, perché la carne è amica, la carne è amica, friends. Questa natura è amica del regno delle tenebre. Amica, amica stretta. La natura carnale ti spinge per natura a fare
verso il peccato, verso la maldicenza, verso la critica, verso la ribellione. Cioè, dice, ma se voi camminate per lo Spirito, vogliamo camminare per lo Spirito? Cioè fare le opere dello Spirito? E servire il Signore, fare l'opera sua. Signore, dice, Signore, io ti voglio servire, voglio essere un tuo schiavo, schiavo di Gesù. Che significa essere liberi? Schiavo di Gesù significa essere liberi. Essere liberi. Non è vero che dice io sono libero. Quando uno pensa di essere libero, non è libero. La vera libertà è quando riconosce Gesù Cristo, padrone e Signore. Allora sei veramente libero, perché Lui ha pagato il prezzo della libertà. Dice, ma se camminate per lo Spirito, la natura carnale viene calpestata, diminuisce. Avviene un effetto spirituale. Viene messa in minoranza. Non perché vengo da Roma, no? Dice, viene dal governo, parla di cose. Però quando tu fai le opere dello Spirito, la carne viene schiacciata, messa sotto. E comincia, la soffochi, la fai morire. Fai morire la carne. Carne alla brace. Fai morire. Noi dobbiamo fare morire. Come? Facendo le opere dello Spirito. Cioè, le azioni che piacciono al Signore. Lode Gesù Cristo. Questo fa crescere la natura dello Spirito dentro di noi. Dentro di noi. Quindi non è un fatto strano quando tu senti, è la natura carnale. Natura carnale. Paolo stesso dice, io vi sto parlando come a carnali, come a bambini spirituali. Cioè, perché quando uno è carnale è come un bambino. Ritorna e gli devi dare gli elementi iniziali. Cioè, è come il bambino, no? Che nasce e che gli dai all'inizio, che si dà ai bambini? Il latte, le poppate ogni 3 ore, e uno gli deve dire vieni qua che ti do, fatti una poppata. Si ritorna come quei piccoli fanciulli, piccolini, piccolini. E quando si ritorna in quella maniera piccolina, qualsiasi altro tipo di cibo viene sputato, no? Se tu per esempio hai i bambini piccoli, tu gli dai pastina, cosa, sai che fanno? Pff. Pff. Te la sputano. Cioè, e quindi diventano cibi che non possono digerire. Ecco, è un fatto della natura della natura dello spirito. Ecco, noi dobbiamo fare crescere lo Spirito di Dio. Come? Perché Egli ci ha dato questo dono, perché senza lo Spirito Santo, oggi parlavo e spiegavo, che lo Spirito Santo è il sigillo della fede, è la certezza, è più che matematico. Cioè, quando lo Spirito Santo viene, ti conferma in maniera più che matematica che Gesù Cristo è il Signore, più che matematico. Cioè, ti conferma le cose invisibili, e tu già nello spirito senti dopo le cose di Dio. Poi vai, io, sapete che cosa avviene? La maggior parte delle volte io li sento nello spirito, poi li trovo nelle scritture. Cerco quello che vivo nello spirito di trovare il riferimento scritturale. Vedi, lode Gesù Cristo. Chi vive la natura dello Spirito? E dice che questa natura, lo Spirito Santo, è dato a tutti coloro che credono. Lo Spirito di Dio dice: è utile che io me ne vada affinché venga a voi lo Spirito Santo su ognuno. Spirito Santo su ognuno. E lo Spirito Santo rivela, conferma, ti fortifica. Chi ti convince? Lo Spirito Santo. Amen. Gloria a Gesù Cristo.
lo Spirito Santo mette zelo dentro di te. È un fuoco che ti consuma, è un fuoco che ti accende, è un fuoco che ti mette dentro il Signore, che tu devi servire, che tu devi fare l'opera. Amen. E devi fare di più. Lode Gesù Cristo. Dice, quando lo Spirito Santo verrà, lo Spirito della verità ti guiderà nella verità. Dice, chi mi attesta la verità non è... Chi ci attesta la verità? Non è lo Spirito di Dio che è in mezzo a noi? Noi abbiamo creduto per fede, abbiamo dato fiducia, abbiamo aperto il nostro cuore e il Signore ha messo il suo sigillo. Sai chi mette il sigillo? Lui stesso. Fatti mettere il sigillo, perché quando lui mette il sigillo dello Spirito suo è confermato. E chi ci può fermare con lo Spirito Santo? Dice, e cosa potremmo fare noi con lo Spirito di Dio? Chi ci convince in quanto al peccato? Sai chi mi convince che io pecco? È lo Spirito Santo. Quando io sbaglio, io non c'ho, aspettate che il libro che controllo, che sbagliai, che è scritto. È lo Spirito Santo che mi convince, subito mi compunge e mi dice: fratello Antoine, e io dico, è vero, hai ragione Signore, mi pento, ho sbagliato. Lode Gesù. Ti è mai capitato? Grazie a Dio, a qualcuno capita. È lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio che ti mette il timore dentro di non fare il non oltre ciò che è scritto. Il timore di Dio. Lode Gesù Cristo. Poi c'è l'altro Spirito, Spirito della gara. Ma dai, te lo raccomando, scusa, fatti nostri. Sa nessuno, l'accusatore che ti accalappia nel peccato. Dai, dai. Ti seduce, no? Dice, il peccato seduce, ti fa cadere. Lo sappiamo io e te, un segreto, non lo sa nessuno. E mentre ti dice non lo sa nessuno, lo pubblica a tutto il mondo. Dice, st'amico è un peccatore, è mio. E Gesù che è un avvocato, dice, abbiamo un avvocato presso il Padre. Sai che è l'avvocato che distrugge tutte le accuse del diavolo? Lui arriva col fascicolo, no, io mi immagino il diavolo, arriva col fascicolo, si presenta, dice, tizio Caio, queste sono tutte le malefatte che ha fatto, tutte, e quante ne sta combinando. E il Signore, sai cosa fa? Dice, ma lui crede in me. Se lui crede in me e confessa tutti i suoi peccati, gli vengono condonati. Ma il diavolo, mamma, l'uomo perdonato, ma no, deve essere condannato, deve essere condannato. È mio, morte eterna, perché lui regna sulla morte, è mio, dice, morte eterna, dammela a me. E il Signore dice, no, te lo strappo, gli condono tutti i peccati se lui me li confessa. Se noi gli confessiamo i peccati, guardate come funziona, no, che c'è il confessionale, dice, qua c'è il pastore, facciamo la fila, no, la confessione è personale verso il Signore. Confessa i tuoi peccati ed egli li perdonerà tutti. Amen. E ci libera pure da ogni iniquità, dallo spirito che ci tiene schiavi, dalla schiavitù.
Gloria a Gesù Cristo. Signore, grazie. Signore, grazie che hai stabilito un patto di grazia. Cioè, tu vieni per graziarci. Dice, per te, grazie. E se tu lo riconosci, vive la grazia di Dio. Quando vedi fratelli pieni di grazia, vuol dire che sono fratelli che credono, sorelle che credono. Quelli che sono afflitti, ingrugniti, è perché sono sotto l'accusa. Perché c'è un accusatore. E magari ti accusa così forte che tu pensi, no, questi peccati non me li può. Perché lui ti dice, no, dice, questo è un peccato troppo grave. Eppure il Signore dice che egli perdona tutti i peccati che non gli confessiamo. Secondo voi non perdonò pure Giuda? Certo che lo perdonò Giuda. Il problema era in Giuda. Si impiccò perché il problema è dentro di lui. Non fece quello che doveva compiere, un ravvedimento. Cioè, il Signore lo ha perdonato 100%, ma la colpa che è rimasta dentro di lui, vedi qual è il problema quando noi ci teniamo le cose dentro. Uno pensa che nessuno sa niente. Sai che cosa avviene quando uno tiene dentro il peccato, il maligno, lo tiene dentro, lo nasconde dentro, uccide. Se tu conservi dentro il male, ti ucciderà. Ma Gesù è venuto per vincere questo male, per vincere il maligno, ed è vinto, egli l'ha vinto nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ora, le opere della carne sono manifeste, tu puoi vedere, no? Quando uno si comporta in maniera carnale, fornicazione, è un'opera della carne. Impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose. E altre simili cose. Questa è la carne. Facciamo crescere lo spirito. Facciamo le opere dello spirito. Incentiviamoci a servire il Signore, a fare l'opera sua. Nel mondo c'è la gara a chi fa di più queste cose, è lo spirito del mondo. Ma si va verso il declino, verso l'inferno. Circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Il frutto dello spirito invece è amore. Guarda, il primo è amore. Ed il primo della carne è fornicazione, è un amore perverso. E le cose di Dio che vengono pervertite, no? Il contrario delle cose di Dio.
allegrezza, cioè tutto è puro, non c'è malizia, si spera il bene, uno vede il bene, invece al contrario, vedi, impurità, vedi, sono elementi contrari, impurità, tutto impuro, e questo in quella maniera, e quello in quell'altra maniera, e quello ha fatto questo, e quello ha fatto quello, e l'accusa, lode Gesù Cristo. Pace, dissolutezza, lode Gesù Cristo. Io voglio vivere i frutti dello Spirito, dico la verità. Allora, se tu li desideri, perché sai che cosa avviene? Che tu li puoi vivere, se tu li desideri, tu puoi camminare per lo Spirito, se lo desideri. Perché è una decisione sempre nostra, è tua la decisione, sei tu che attivi o la carne o lo spirito. Tu devi decidere. Chi deve mettere un freno? Sei tu. Chi deve camminare per lo spirito? Sei tu. Sono io. Chi deve fare le opere dello spirito? Lode Gesù Cristo. Dice: contro tali cose, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, un frutto dello Spirito, dolcezza, temperanza, contro tali cose non c'è legge, non c'è legge che tenga. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. E se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Vedi? Perché poi chi cammina per lo Spirito stima sempre l'altro più di se stesso. Lode Gesù Cristo. Questi sono frutti spirituali, e vivere qualcosa di spirituale. E Dio ci ha chiamati su questa terra, in questo tempo, a vivere questi elementi dello Spirito, che noi vivremo per sempre nel cielo, che se noi vogliamo e desideriamo li possiamo vivere qua. L'ha acquistato per noi Gesù sulla croce, ha pagato il prezzo. Quindi quando noi siamo nel problema e dobbiamo scegliere, digli: Gesù, aiutami, liberami. Quando uno sbaglia deve avere la coscienza di chiedere perdono a Dio. Lode Gesù Cristo. E Dio farà cose nuove, cose nuove. Lode Gesù Cristo. Vieni a servire il Signore, così le opere della carne sono martellate, sottomesse. Io ho chiesto a Dio: Signore, aiutaci a dare alla comunità un indirizzo e un luogo dove noi possiamo fare le opere dello Spirito e servire continuamente per il tuo regno. Lode Gesù Cristo. Quindi, fratelli e sorelle, in qualsiasi tempo, in qualsiasi occasione, in qualsiasi tipo, lo inventiamo il servizio per te, se vuoi servire. Lo inventiamo. Ma se c'è qualcuno che vuole servire, una cosa è certa: io l'aiuterò. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Signore, ti vogliamo ringraziare, Padre. Padre, grazie. Grazie, Padre. Lode Gesù Cristo. Signore, grazie. Padre, grazie che ci hai donato il tuo Spirito, questo dono meraviglioso. Io ti chiedo, Padre, spandilo su ognuno di noi. Convinci quanto alla verità. Convinci. Tocca tu, Signore,
guarisce e libera. Tu hai portato sulla croce ogni malattia, ogni dolore. Io ti chiedo, Padre, guarisci, libera, riempi con il tuo spirito, Padre, questa sera. Padre, riempi con il tuo spirito. Chi ha bisogno dello Spirito Santo? Alzi le sue mani. Signore, ti voglio pregare per lo Spirito Santo. Ti voglio pregare che ogni anima possa essere ripiena di te, Padre. Padre Santo, gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Padre. Signore, noi vogliamo fare parte del tuo corpo, Signore. Parte della tua chiesa, Signore. Noi vogliamo fare parte con te, Signore. Riempici con il tuo spirito, Signore. Con il tuo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Padre, noi ti confessiamo tutti i peccati, Signore. Ti confessiamo di essere peccatori, Signore. Liberaci da questo potere, Signore. E dacci la forza di servirti, Signore. Di fare l'opera tua, Signore. Io ti voglio chiedere, Padre, questa sera riempi, battezza, guarisci, sana. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome del Signore. Glorifica il suo nome. Innalza il suo nome. Innalza il suo nome. Sopra la carne, il nome di Gesù Cristo. Digli, Gesù Cristo, tu sei il re. Tu sei il re dei re. Tu sei il Signore dei signori. A te la gloria, a te l'onore. Gloria a Gesù Cristo. Grida il suo nome. Grida il suo nome. Gloria a Gesù Cristo. 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 Isharatanakai kinio soroto. Urra kinio serekei. Gloria a Gesù Cristo. 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 Alleluia, alleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Signore, ti voglio ringraziare, Padre. Padre, grazie per la tua presenza. Grazie perché tu sei colui, Padre, che ci santifica, che ci liberi, che ci guarisci, Signore, che ci salvi, Padre, ancora oggi. Da ogni iniquità, da ogni peccato, Signore, guidaci tu. Guida ognuno di noi, Signore, in tutto quello che noi dobbiamo fare. E benedici ognuno di noi nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Io modellami, trasformami, cambiami ad immagine tua. Yeah.
pensare solo a te. Spirito per portare al mondo il tuo amore, per portare al mondo il tuo amore. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Sai qual è l'amore che noi dobbiamo portare al mondo? Quello che abbiamo cantato. L'hai cantato? L'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Se vuoi amare il Signore, se lo ami, la prima cosa che devi fare è andare a raccontarlo agli altri. Come fece la samaritana che andò nel suo paese e gli raccontò di avere conosciuto, dice, uno più che un profeta. Lode Gesù Cristo. E Dio interverrà nella tua vita, nei tuoi problemi. Ha detto, cerca la mia giustizia e il mio regno e il resto ti sarà sopraggiunto. Se tu questo non lo vivi, non puoi vivere il resto. No, molti in premessa dicono no, non è possibile. No, mettere in pratica e vedi. È scritto, ce l'ha detto Gesù, è scritto. Andiamo a fare la sua volontà e vedremo se il Signore è la verità e se quello che è scritto è verità. E vedremo se le promesse di Dio si compiranno o meno nella nostra vita. Lode Gesù Cristo. Se tu hai bisogno di vita, di guarigione, di salute, di qualsiasi cosa che è legata alla vita, per te, per i tuoi familiari, per quelli che tu ami, servilo, fai la volontà sua. Questa è la vera assicurazione per la vita. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica. Coro, prego per gli anziani e poi col canto. Signore, ti voglio pregare il mandato Padre che tu mi hai affidato, io lo affido a loro, affinché chiunque venga possa ricevere guarigione, liberazione, battesimo di Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Domani, ore 14, c'è la preghiera per lo Spirito Santo. Chi ha bisogno, io invito gli anziani e i diaconi che non avete impegni lavorativi, non siete comandati dai capitani, venite, perché c'è bisogno. La Chiesa si deve santificare, non nel mondo, nelle cose del mondo, ma nelle cose di Dio. Se non avete questo coraggio e questa... Non siete per le cose sante, siete per il mondo. Quelle che sono libere, venite. Non è perché c'è di turno uno. Voi dovete cercare le cose di Dio prima. Se no, tradite l'impegno. Non tradite l'impegno col Signore. Non lo tradiamo. Dobbiamo essere fedeli, avete visto? Dice, coloro che camminano per lo Spirito sono fedeli. Fedeli, nel nome di Gesù Cristo. Coro.